Salve a tutti vecchie rocce, sono Luca Grax89 dopo una fresca, e velocissima doccia, e ho preparato tutto e siamo qua pronti per tornare su Animal Crossing New Horizon. Non ho messo il blocco del, della live, un attimo solamente, perfetto, ok. E quindi niente, aspettiamo i ritardatari come sempre, che ormai abbiamo fatto l'abitudine vecchie rocce. E che dire, vi do le un, un attimo sulle prossime live che farò. Quella di stasera, o meglio quella di oggi pomeriggio, che insomma mi butterò un po' su qualche gioco online. Eh, qualcuno mi aveva chiesto di riportare Darwin Project perché era piaciuto, quindi molto, molto volentieri riporto Darwin Project. E sto anche guardando di portare anche altri giochi indie, un po' così eh, in cazzeggio. E sicuramente, a proposito di cazzeggio, dovrei parlarvi del gioco che porterò domani pomeriggio. Qua in live, che anche questo mi è stato chiesto, eh, essendo che l'Xbox Game Pass me lo, me lo offre gratuitamente, me lo, mi permette riscat di riscattarlo gratuitamente, ho deciso a Vecchieroce di portarvelo. Eh, World Sim Train Simulator 2020: eh, L'idea è quella di arrivare dal punto A al punto B con un treno, un simulatore di treno. Quindi non basterà premere per esempio un, uno spazio, un invio, un R2 per far andare il treno, ma dovremo attivare tutto come un vero e proprio simulatore. E in più, eh, nel frattempo che affronteremo questo viaggio, non, sarò, non so ancora quale sarà la meta, ma la decideremo magari insieme. Eh, scusate intanto metto qua la chat e parleremo del più e del meno eh, i nostri argomenti eh, covid eh, argomenti video ludi e non però ne parleremo domani e poi vi ricordo che lunedì sera farò tornare assolutamente lunedì horror con even dust eh, per nintendo switch con la serata switch on twitch Lalalala. perfetto allora ragazzi io direi intanto Due minuti di chiacchiera l'abbiamo fatta, non so fino a quanto andrò avanti, magari mezzogiorno, magari luna come ieri adesso vedremo un attimo, eh, senza perdere tempo, facciamo così: tac, e vediamo subito se eh, è a posto lo schermo. Un attimo solo, che poi dopo dovremmo essere tutti a posto. Aspettiamo un attimo, perfetto allora. Nel frattempo ragazzi, eh, Animal Crossing assolutamente, il mio profilo e via che si va. Scusate un attimo. Ok, sembra che si veda tutto bene, quindi io ragazzi me la gioco. Dobbiamo vedere se il museo finalmente è pronto. Lo scopriremo tra poco, tra pochissimo. Appena il caricamento velocissimo di, di Animal Crossing me lo permetterà. E finalmente ci siamo. Allora. Tom dice sì sì, ciao a tutti, parla Tom Nook, sono le 11.03 di sabato 28 marzo 2020, per quanto riguarda le ultime novità, bene bene, oggi Broadway è finalmente il suo museo, finalmente, sì, è proprio un fantastico museo con tante sale per l'esposizione di insetti, pesci e fossili. Blatero, il curatore del museo, accetta volentieri i contributi e valuta i fossili, ne ho un sacco da dargli, sì sì, l'ingresso è gratuito, quindi fateci un salto quando volete. Ogni volta che qui sull'isola ci sono grandi eventi abbiamo deciso di tenere una cerimonia inaugurale vorremmo che partecipassero più gente centro servizi ok perfetto, quindi il nostro scopo oggi sarà portare eh, tutti i fossili, tutti gli insetti e tutte le farfalle rare che avevamo trovato all'interno del museo almeno spero che avvenga questo spero che avvenga ciò abbassiamo un attimo qua. ok Qua intanto abbiamo delle mail, come vedete anche offline vado avanti, ho trovato questo distributore di benzina ehm, retro. Desideriamo esprimere bla bla bla, ho richiesto. Ah ok, l'avevo ordinato io ieri e penso ragazzi che sia eh, quella carta da parati che avevo visto che ero, non ero proprio decisissimo a prenderla. Però alla fine l'ho presa. Vediamo un attimo come sta. Uh, dovrei, fare, dovrei fare così. apriamo, esatto, applica, si, sì, è un po' pacchiano se volete, comunque ho trovato anche il pesce del mar, il merlin blu, quindi perfetto, allora ragazzi, eh, che fare qua, che fare, che fare, che fare, facciamo una cosa prima, no, 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 no. ci prendiamo, ci prendiamo, tu completamente arredo, soprammobili, muro, carta parati, penso qua essere riviventi, l'ape operaia che ho trovato, Sissindela, tarlo asiatico possiamo metterlo qui anche i fossili se ci sono i fossili sono qua metti in tasca metti in tasca e metti in tasca così liberiamo anche un po' Sissindela. vabbè la prendiamo girino che pesce abissale finalmente e l'ennesimo fossile tasche piene um, togliamo qualcosa magari portiamo prima i fossili quindi eh, cosa possiamo fare? Il muro? Dal, eh, questo qua... Lo, no, aspettate, finché abbiamo ancora il muro possiamo fare così. Lo mettiamo lo sgabuzzino, perfetto. Ci prendiamo questo, metti in tasca e via che si va. Mi piace poco, eh, cioè mi convince poco la carta da parati, però se troviamo il cammello magari a un prezzo di 3000 stelline, ci prendiamo una carta ancora migliore. No, tasche piena vero no lascia qui lascia qui eh, questo invece è quello che ha messo giù special mtbd qua come vedete eh, ho messo un piccolo lavabo una cosa abbastanza tranquilla e qua c'è il museo finalmente eh, pronto Perdonami, sono un animale notturno. Ogni giorno devo recuperare il sonno perduto. C'ha ragione. Poi ha lavorato per costruire questo museo. A sinistra troviamo gli insetti, a destra i pesci. teniamo a mente questo vecchio roccia. Cioè il seminterrato troverai i fossili. Ok, ok. La nostra splendida collezione dice il problema. Ok. È una cosa un po', un po'... strana perché non è che proprio c'è un ingresso, cioè... Accidenti... Qua? Dobbiamo ancora donare o... Ma il museo è spettacolare... E devo donare comunque fossili e animali, ne ho un sacco da donare, quindi... È veramente spettacolare! Qua c'è una porta e dove Dove porta questa porta? Adesso lo andiamo a vedere subito. Controlliamo qua intanto che sia tutto ok. Sì o oh, granchio paguro. Donazione di Shari. Ah, bella così. Qua invece, devo capire come fare le donazioni. Porcellino di terra, pensate, è stato donato ovviamente, qua c'è qualcosa? Sì, è stato donato da Shari, da, da Special, e quindi va benissimo. Ma è immenso questo museo. Sembra museo di Broadway, ok. Broadway è il nome dell'isola, per chi non lo sapesse, che abbiamo deciso di tenere per, appunto, l'isola di Animal Crossing. Ah, ho fatto il giro di qua. Ok. Devo assolutamente trovare dove fare le donazioni di insetti fossili e, e, e pesci. Assolutamente. Qua. Ovviamente le, ci sono le teche vuote... Perché dobbiamo ancora fare donazioni. Qua invece... Niente, un laboratorio, un piccolo laboratorio. Ok. Però non è dove eh, dovremmo andare noi. Niente. Forse dobbiamo tornare all'inizio, così abbiamo modo anche di rivisitare questa sezione qua che è spettacolare. Sono proprio vuoti, nel senso, per ora c'è qualche teca piena, ma poca roba. Abbiamo consegnato veramente poca roba per essere due abitanti eh, di Broadway. Qua cosa dice? Niente, eh, vabbè. Scarabocchi. Qua. Andiamo di qua. Perfetto. Ah no, siamo tornati dentro, secondo me. Quindi è collegato, non è che devo fare il giro ogni volta, no infatti è collegato. Ok. Consegnare la roba al museo è un modo per archiviarla ma anche per liberarci un po' le tasche, diciamo, gli slot. Allora, allora, qui, perfetto. Ho il joypad che sta iniziando ad andare, quel, il joypad blu del del Nintendo Switch quindi faccio un pelo fatica qua eh, qua, qua qua adesso capire come donare è, è, è un po' impesto se io facessi fossile momento un po' usare questo oggetto però se volessi tipo non so no mostra tutti forse c'è andare vabbè andiamo giù intanto vediamo cosa ci, ci aspetta da questo museo la parte sotterranea è dedicata ai fossili se non ho capito male qua posso usarli, per esempio? No. È gigantesco è, ed è stato costruito in pochissimo tempo. Questo? Questa penso sia la sala che preferisco di più, quella sugli eh, animali preistorici. Ho sempre avuto un debole per gli animali preistorici. Qua invece cosa c'è? Però non riusciamo a trovare dove consegnare eh, i nostri fossili, i nostri insetti, i nostri pesci. Quindi... Mm. È veramente gigante come, come museo. Qua c'è qualcosa... no, niente... Andiamo avanti. Non ho fatto le strisce, secondo me perché ci si perde facilmente. O se no, dobbiamo parlare. Presumo a questo punto con il gufo, magari ci dà qualche informazione in più. Proviamo. Sperando che non ci ridica la stessa cosa di prima. E donazione, esamina fossili. Esamina fossili. Facciamo uno. Due. Tre e 4. Ah, donare. Ok. Ovviamente doneremo, sì sì, li doniamo tutti. Pensavo che dovesse analizzarli prima. Donazione, ovviamente. Non sto più nelle piume. Cranio. Questo. Questo. Farfalla, carpa. Farfalla, carta e riso. Cindela. Eh, anche il girino che è stato abbastanza difficile da catturare. Il tarlo asiatico, l'ape operaio e questo. Ok. E poi gli daremo anche i pesci che abbiamo in casa in modo da liberare un po' di spazio. Eh, va bene così ok ovviamente non vedo la parte dei pesci perché comunque sarà vuota vado a prendere i pesci che ho in casa vivi e piuttosto che tenerli dentro un acquario magari li teniamo intanto prendiamo un po di legna che può servire li teniamo dentro il museo anche perché come ho detto sarà un archivio perfetto per eh, animali insetti e cose così o fossili anche, perché no iniziamo a togliere togliere, iniziamo a togliere tutto, togliere tutto uh, qui, e qua perfetto, qua per quanto, abbiamo tre posti quindi per quanto riguarda um, da muro carta apparati, pavimenti, in moda esseri viventi, altro? non abbiamo niente, perfetto andiamo a portare tutto, tutto, tutto al museo sperando però che ah qua, aspetta, che l'enciclopedia non ci vada no, no, ovviamente no, non ci va a levare ehm, ciò che abbiamo trovato comunque nel corso di queste due, tre partite perfetto Niente, c'era solo novità, perfetto. Come mai non mi è venuto in mente prima di parlare col gufo direttamente per. per um, consegnare comunque fossili, pesci e insetti? Io non lo so, però vabbè. Sempre? Sempre così? Vabbè. Donazione e doniamo tutto. Comunque non sto più nel... Ah, perché forse i doppioni... Mi sa di sì, ragazzi. I doppioni a quanto pare... Ehm... Non mi permette di... Eh... Non lo so. Devo, devo informarmi perché non so se i doppioni... No! Porca miseria. Ok. Già esaminati e certificati Quindi io magari dovrei fare Non lo so, parlare Magari faccio analizzare qualcosa Esamina fossili Ma non penso che sia questa la voce Cos'è questa cosa? Va bene così Ok E noi per esempio adesso qua abbiamo, eh, andiamo nel settore pesci, vediamo il rodeo o il pesce abissale che penso siano già stati consegnati al gufo, molto molto probabilmente. Il più è trovarli adesso. Ecco, qua, pesce abissale? No? Donazione di il Zacco. Perca... Ah, la perca dorata, è il Carassio stanno sicuramente meglio lì pesce persico boccalone carpa quindi giustamente quelli che eh, abbiamo già consegnato della serie, chi se ne frega? Potrei rivenderli teoricamente, in modo da tenere libera la casa anche per altre creature. Eh, ma qui è spettacolare: sgombro da solo così. Questo è il pesce abissale, sicuro, e l'ha consegnato Special, ok. Ci sono qualche... c'è qualche donazione da parte mia, eh, dentro il museo, però ci sono parecchie donazioni anche da parte di Special, appunto. Cavollini, che a quanto pare si è riprodotto o ne ha consegnate così tante? N non lo so, ragazzi. Ma questa parte qui è fantastica. Che, che razza di pesce ha quello? Noi stiamo cercando il pesce abissale oppure non lo so. Eh, giusto per vedere se eh, l'uitiano rosso, per esempio, non posso consegnarlo. Ma penso sia questo qua l'uitiano rosso, non vorrei dire. Sogliola. <ride> ecco, vediamo se lo troviamo qui. Calamaro. Lui ti hanno rosso. Sì, allora ecco, come dicevo io, ragazzi. Ehm, adesso torniamo indietro. Se, tor se troviamo l'uscita, eccola, i doppioni. Ovviamente non vengono messi. E quindi il museo ha un sistema abbastanza intelligente. Diciamo, qua usciamo. Allora, 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 allora. Andiamo a vendere tutto. Così, d'ora in poi, quando troviamo... Ehi, ma qua c'è qualcosa. Quando troviamo magari una specie rara, o la consegniamo dirett direttamente al museo. No. Un pelo più indietro. No. Da! Ah. Ah, devo essere un po' più indietro. Ecco, la precisione millimetrica del, del, che richiedono i tasti. Che, richied che i tasti richiedono per prendere determinate cose è veramente... Oh, ce l'ho fatta. Però per attivare i soldi, se non sbaglio, devo cliccarci sopra. Quindi... Eh, esatto, così. Intanto qua è stato messo sempre da Special Wheel Open, e eh, io ci gioco effettivamente un po' meno. Eh, tra live, ho anche Gears da portare, ho Ori and the Will of the Whips, e quindi è un po' difficile come storia. Vediamo quanto abbiamo ricevuto, 250, perfetto. E vediamo un attimo cosa hanno cambiato, non penso che cambi questo menu, però vabbè lo ricordo, no infatti no, non cambia. Però l'altro menu, sì, no, ho sbagliato. Il catalogo Nuke non delle miglia, ma il catalogo normale dovrebbe cambiare. Questo. Faretto a pavimento che non è male. Ehm, Gira dischi portatile. Ah, questo è carino. Cappello parasole, montatura. Maglietta 1. Maglietta 7. Paio in culotte. Non mi interessa. E scoglio. Allora, io comprerei. Vuoi ordinare, quindi arriverebbero comunque domani. Eh, no. no, 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 no. Stellomat possiamo pagare una parte del debito, magari abbiamo 6.000, facciamo rimborsa. Usa contante, facciamo 3.000. 3.000 e via che si va. E in più andiamo a vedere qua dal guffetto, quali... E dal guffetto, scusate, dal procione quali pezzi ha disponibili oggi essendo che anche il suo catalogo cambia di giorno in giorno però prima vendiamo un po' di roba vorrei vendere cosa voglio vendere allora? uno questo non mi ricordo cos'è un paio di stivali riciclati addirittura eh, che sicuramente non utilizzerò quindi vendo però li avevo fatti le schele teniamo no la pietra anche lo vediamo qui non ho consegnato questo com'è possibile comunque ok vendiamo Eeeh! affare fatto amico mio e adesso facciamo affare in un altro modo cosa c'è in vendita mini distributore d'acqua carino di nuovamente il sacco a pelo Uh, Faietta principianti schema fra fragile. Questo penso averlo già. Ok, ce l'abbiamo già. Ok. Parliamo anche con Tom Nook. Eh, la cerimonia, ok. L'apertura del museo vuoi partecipare? Ma certo, ah, subito così. Quindi spero che anche chi gioca successivamente qua sopra abbia questa cerimonia. Ma presumo di sì, comunque. Eh? Sono euforico, euforico vi dico per l'apertura, un museo così splendido su quest'isola. Uh, uh, un successo non sarebbe stato possibile senza la vostra inestimabile cooperazione. L'isola è un ecosistema variegato in quale sono presenti molte specie di grande interesse scientifico. Tutto ciò rafforza la mia decisione. Offrire a voi cittadini un museo colmo di meraviglie. Per concludere, mi auguro che continuerete a sostenere il museo anche in futuro. Sperando di trovare nuove razze di pesci, di insetti e, e, e soprattutto di fossili. Premendo. Mm. Ok. Ok, è stato anche abbastanza veloce, infatti hanno tolto anche il, ehm, il segnale di apertura, mi sa, e probabilmente il fossile che abbiamo, che non c'è stato preso al museo, è perché era doppione, quindi è già stato consegnato, sicuro. E quindi possiamo anche rivenderlo, perché no? Uh, questo 3.500 affare fatto è tantissimo. E venduti singolarmente sembra che valgano ancora di più. N non ne siamo certi di questa teoria. Ma no, vendere no, 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 no. Non ne siamo certi. Ma abbiamo notato che a volte ti danno di più se il pezzo è singolo. Quindi, qua intanto andiamo un attimo a chiudere un po' il debito. Chiudere no, ancora perché è presto. però. Possiamo assolutamente sb sbizzarrirci, non abbiamo spese da fare, quindi usa contante. Possiamo fare la sempre la metà, no? Diciamo 8.000, più o meno la metà adesso. E può essere che oggi riusciamo a chiuderlo. Chi, chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa. E può essere anche che lo porto in settimana. Animal Crossing però in orari diversi, l'ho già detto nelle altre mie live, eh, lo dico anche per chi guarda le puntate riupate su YouTube. Eh, però sì, tenete d'occhio eh, la scheda degli orari che sicuramente tac! Un altro fossile che ci sarà da far analizzare. Va bene, tenete d'occhio in ogni caso, stavo dicendo il la scheda orari in modo che riusciate un attimo a capire e quando sarò in live ecco qua ritiriamo fuori la, la pala che oggi la stiamo usando un sacco un altro fossile faremo analizzare subito questi fossili sicuramente qua proviamo un attimo con l'ascia a colpire infatti Vai, dai, vai, vai. Ok. Qua cosa possiamo prendere? Questo retino. Ce l'abbiamo già. Questo è un porcellino di terra, esatto. E qua eh, pala nuovamente. E via, che si scava. Ma quanti fossili stanno saltando fuori dopo l'apertura del museo? Sarà un caso? Questo è già il terzo in meno di un minuto. Comunque è veramente spettacolare sia. Sì. Ah no, l'hanno lasciato alla fine per l'inaugurazione. Chissà se rimarrà eh, per tutto il gioco, oppure verrà tolto domani quel, quello stemma che segnala l'apertura del museo. Facciamo analizzare dal gufo i nostri. E nuovamente, vabbè. I nostri fossili, eccomi qui. Dice Manu. Ah, Manu non mi è uscito mica, non mi è uscito niente dalla chat. Vabbè, connessione in corso, ok. Posto Fortuna che aspettate, ah, avvicino un attimo l'altro computer. Così riesco a leggere. Allora, esamina fossili. Ovviamente, gli facciamo analizzare questi tre. Poteva essere semplificata, potevano saltare questo passaggio, farli consegnare, poi ci pensava lui se eh, fossero stati validi o non ci fossero stati i doppioni. Eh, tutti! Perfetto! Li consegniamo immediatamente. Potevo donarli immediatamente. Donazione. La prossima volta provo a donare direttamente il fossile, voglio vedere cosa succede. Tosco va bene, orma di dinosauro addirittura, punta di coda di Diplodoco. Diplodoco. Mm. Perfetto. No, ovviamente no, ma torneremo comunque a consegnare roba al museo, sicuro. Eh, Tanto, abbiamo preso dei punti miglia. Qua vediamo subito. Allora, eh, vabbè, vabbè, vabbè Pale paleontologia, portami via 7 su 5. Ok, le prime consegne, roba anonima. Ho cambiato il titolo, ragazzi, al, al mio passaporto. Adesso vi faccio vedere. Sono influencer del mondo selvaggio. Che è qualcosa di, di spettacolare, secondo me. Là c'era qualcosa, qualcosa che brillava, non so se... No? Ma era sull'altra isola, però. Vabbè. E prima di fare, di continuare, di brigare, soprattutto, voglio fare una cosa... Qua intanto vi faccio vedere il distributore. Vabbè, c'è poco a far vedere perché abbiamo scoperto ieri che non funziona. L'ho trovato in un palloncino. Ah, funziona. Comunque è distributore di benzina retro. Dopo verifico. Grazie mille, man. Qua vediamo di prendere i faretti alla fine. Comunque penso sia l'unico modo perché io possa spendere le mie miglia Nook. Se non costano tanto, magari ne prendo due. Usa le miglia. Allora sarebbero questi. Ah, no, non posso. No, no, no. È nell'altro catalogo. Catalogo nuke. Ok, e devo usare le stelline qua. Faretto a pavimento. Un faretto a pavimento per 2220. Eh, facciamo ordina. Ok, però ne voglio prendere due. Ordina. Perfetto. Arriveranno sicuramente domani. E qui usciamo e andiamo in esplorazione. Adesso grandi cose non ne abbiamo, dobbiamo controllare come guadagnare miglia di nuke con il sistema miglia, miglia di nuke Plus. Ehm. Vediamo. Allora abbiamo. Ah, catturiamo. Vabbè, possiamo fare questo: cattura degli animaletti con retino. Qua cosa abbiamo? Pianta degli alberi. Questo è difficile. Qui abbatti degli alberi. Eh, facciamolo: abbattiamo degli alberi. Tra l'altro, abbattendo gli alberi, ho scoperto che ci sono delle creature. Degli insetti che vengono fuori, dal, dal, cioè sopra l'albero tagliato. Ok. Devo spendere 500 ehm, miglia di nuke. Allora, beh, questo dai dovrebbe essere facile, però prima di andiamo a catturare qualcosa con il retino, altri quattro animaletti. Oh, oh, oh. Secondo voi questo qua riesco a catturarlo? No, <ride> la risposta è no, è volato via. L'altra sera ho trovato un gufo qua sopra, ma ci è sfuggito. Non sapevamo neanche se fosse catturabile. Purtroppo non credo. Qua facciamo retino fragile. Ce le ho già queste farfalle, ovviamente, ma lo faccio per completare un po' di miglia di nuke plus. No, si è rotto il retino. Io mi pare che mi ero messo influencer dell'isola. Dopo... Ah, dopo verifico, non mi è uscito... Ah, mi è uscito adesso il messaggio. Scusami, ma non, non l'avevo mica visto. Eh, influencer dell'isola. Sì, io ho messo il mondo selvaggio perché mi sembrava molto molto figo come... Come titolo, però qua mi pareva di avere un altro rettino Sbaglio no? No, allora torniamo indietro a farcelo. Così intanto magari eh, acquistiamo qualcosa per 500 miglia nuke. Come vedete, ho nella, nella mia scorta sempre un, un bastone in più. Perché se si rompe, non devo chiamare il soccorso e spendere altre miglia in nuke. Eh, 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 tranquillo Eh, no, infatti, ma perché? Ho una chat lì che si aggiorna quasi subito, ma la guardo ogni tanto Quella che vorrei controllare qua Si aggiorna un, dopo un po' di tempo Allora, qua dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo Ah, dobbiamo Ah, dobbiamo vedere se abbiamo il legno Ma dovrei averlo Ne ho raccolti di rami No, va bene Zero proprio Cioè, tutto quello che ho trovato non è legno morbido? E eh, vorrei vendere allora. L'asta per saltare è l'unica cosa che non mi si è rotta mai finora. Esatto. Eh, nemmeno a me. Però non mi fido. Ne ho una in più. Così, giusto per. Qua vendiamo questo. Abbiamo già preso, già preso. È già stato consegnato, tra l'altro, al museo. Tutta questa roba. Quindi, vendiamola pure. Le valutazioni sono molto alte quando dai dentro comunque degli oggetti da vendere. Meno male. Vediamo cosa comprare con i punti Inuk. Per più di 500. Usa le miglia. Stavolta sì, eh. Versione poi, vabbè, tagli pop, capelli. I vestiti non so neanche se usare... Belline però. E, umbrello. Ah, il tappeto forse c'era. Vabbè, compriamo il tappeto. Sì. Oggi con l'apertura del centro servizi è arrivata anche Fuffi. Chi è Fuffi? Il gufo comunque è una figata. Vuoi scegliere un altro articolo o no? Grazie, arrivederci. Ovviamente, qua ci ridanno i soldi che abbiamo speso. Qua dobbiamo pescare. Cos'è? Eh, no, è eh. una Ligia esotica. Vabbè, non è, non è facile. Eh, la Ligia esotica ne ho catturate. Si trovano sul, sullo scoglio. L'assistente di Tom Nook. Così se, div se dividono il lavoro. Io devo vedere per il negozio come fare. Quali sono gli articoli? È eh, il negozio di Marco. Eh, dunque, noi abbiamo bisogno. Voglio vedere se. Ah, non me la fa fare. Ah, no, qua è il retino. Affare fatto. No, ne avrei, ne avrei potuti comprare due, però ho preferito fare così per ora. Tanto un retino va bene. Andiamo subito a catturare la ligia exotica. Ah, questo possiamo anche. No! Lo so. Ok, allora, il problema è che volevo... Levati, levati... No, 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 no! Porca miseria, volevo semplicemente accendere l'insegna. Ah, no, era accesa. Solo che di giorno si vede veramente poco. Ok... Si trovano su questo scoglio le ligie esotiche. Tanto lì c'è una vongola, anche qua. Sopra questo scoglio bisogna andare pianissimo. Zero, se vado a vedere un attimo dal, dall'enciclopedia. Mi manca l'ora però del, della ligia esotica che è questa qua. Ligia ah, verso mezzogiorno, quindi sarebbe perfetta, per esempio, pala. Ok. Eh, scusate, 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 aspettate che qua c'è eh, probabilmente una, zan una... Scusate, una farfalla tigre. Però vado a completare, la, la prendo non tanto per la sua rarità, esatto, ma per il fatto di completare gli obiettivi. Infatti... No, ho sbagliato. Otteniamo qua 150 miglia, perfetto. Il prossimo obiettivo, immaginavo taglia della legna, eh vabbè. Io vorrei provare a pescare, ragazzi, ma prima cospargere nel mare, adesso vediamo se funziona, ehm, un'esca. Spargi esca. Spargiesca. E poi vediamo cosa succede. Perché non ho ancora provato a utilizzarla. Porca miseria. No, ho sbagliato io, ragazzi. Ho sbagliato io. Incredibile. Riproviamo. Anche per liberare un po', sempre gli slot. Non che ne avessimo bisogno, ma. E eh, due. Nessuno dei due arriva. Stavo per schiacciare. Eh, ragazzi, sì, non ce l'ho questo Nishidai Nishidai assolutamente non ce l'avevo. Quindi, giustamente con l'esca possiamo prendere altri pesci. Eh, rari comunque, non i, non i soliti. Ishi, dai, perfetto. Qua utilizzando pala. No, ho sbagliato. E Canna da pesca è finita. Che che? Ma foto, assolutamente. Stai fermo, stai fermo. Adesso sentiamo subito, ma. Gulliver, fermi tutti. Tempesti in arrivo. Tenetevi forti marinari. Virare il tribordo pure arababordo. A poppa, poppa. Forse devo dargli una medicina. Proviamo. Lo devi svegliare. A palate, tipo... No, dai, provo con la medicina, Manu. È quello che avevo trovato ieri, lo devi svegliare. Ma è... Gli ho fatto la foto perché è vestito come paperino, poi. Come Donald Duck. Continua a parlargli. Ah! Ecco perché buttava giù nozioni così a caso. Qua però intanto che ci siamo... Vedo se riesco a farmi... Non ho preso però, no... Non ho la vongola filippina. Quindi non riesco a farmi ancora peccato l'esca. No, ma io di quello che avevo trovato ieri era l'Ishidai. Ah, ok, ok. Il nano è forte. Il nano da giardino. Spero di trovarne un altro. Non so se l'ho già detto. Continuiamo a parlargli. Non voglio diventare un relitto. Neanche un derelitto. Forse si sveglia domani. Dai, dai. Sì, sì. Dov'è la mia pizza con le ringhe? Ho già pagato online, ma ehi, hey, non vedo la pizza. Dove mi trovo? E tu chi sei? Chi sono io? Aspetta, che voglia di pizza, ragazzi. Manu. Che voglia di pizza. Ma anche di sushi mi andrebbe. Sono il famoso Gulliver il gabbiano che ha solcato i sette mari. Per caso eri tu quello che continuava a scuotermi? Grazie a avermi svegliato, ho avuto una marea di incubi. Tra i mai perdonare questo cervello penduto che è stato con le ali a mollo fin troppo tempo? Mangio anche il tuo sguardo assente voglia dire sì. Mi sono appisolato e probabilmente sono ruzzolato di nuovo fuori bordo. Ci succede spesso: al resto della cima Adoro vedermi ruzzolare a poppa. Non ti preoccupare, vengo subito a salvarmi Ho sempre una sola mia ala. Ora chiedo aiuto con il mio cellulare. Il cellulare. E il portotile. Vabbè, hai capito. Mm. Per tutte le ancore, il comunicatore si è rotto. Come farò a mettermi in onda? La cosa peggiore è che mancano ancora. Quindi dovrò aspettare che sia equipaggiato a trovare me. Eh. Eh, spero un troppo perché sono quasi a corto di gioco di parole. Marinareschi ti supplico. Puoi cercarmi i pezzi del comunicatore per favore. Certo. Sotto la sabbia. Eh, uh, ok. Beh, ho una palla non a caso. Il problema sì, sono sparsi nella sabbia un po' vago come, come, rifer come riferimento. Guardiamo qua cosa stavo facendo. Uh, ah, abbiamo un Ishidai forse. Se non è stato consegnato da Special MTBD, controlliamo se... Mi pare che avesse catturato un Ishidai, ma non so se l'ha consegnato al museo. Vediamo. È forte il gufo. Donation. Sì. Usci, dai. Perfetto. Pure uscita un simpatico, strisce bianche e nere con la bocca forme becco. A quanto pare, anche molto curioso e socievole. Infatti, si avvicina a chi nuota nelle vicinanze e lo saluta. Di solito è anche abbastanza bravo nell'evitare gli ammi da pesca, quindi ha avuto fortuna. Ha usato un, appunto l'esca. Quindi, ok. Posto, no, assolutamente. Adesso ogni, ogni razza di pesce, di, di farfalla, di insetto lo porto direttamente qua dentro. E I doppioni che veramente mi piacciono magari li terrò in casa. Però voglio tenerla a casa libera per eh, agghindarla al meglio. Qua conchiglie. Quando verrà fuori la missione consegna conchiglie sarò a posto. Qua il problema ragazzi è che non so se parlando di spiaggia sotto la sabbia i, i pezzi del rilevatore... Li considera sotto la sabbia dove è atterrato lui O dappertutto, dove, dovunque ci sia sabbia Quindi non lo so come funzioni Qualche aiuto, Paul? Eh, pap Paperino? Quando avrai trovato 5 dei miei pezzi del comunicatore portami qui Ci penso io a rimettere tutto in sesto Boh, proviamo qua Magari trovo la vongola comunque. Che poi ci sono sopra per quello che. Trovato uno, eh vai. Trovato un pezzo del comunicatore. Saranno qui in giro? Mm. Sto agguzzando gli occhi. Li trovi quando c'è lo schizzo nella sabbia come quando trovi le vongole. Però deve essere qua in zona, per forza di cose. Così, ci ho provato. Ecco. No. Sì, due. Ah, quindi sono proprio in giro sparsi per l'isola. Eccolo là lì la ligia esotica, scusate. Che non è, e c'è anche un regalo adesso con calma. Perché la Ligia non è facile da prendere. Sì, presa. Sì, tutta la spiaggia, anche in altri punti. Perfetto. Eh, aspettate, che qua mi sfugge il regalo dopo. Eh, fionda. Sarebbe stato bellissimo al primo colpo. Tac! Madonna! Mi chiamavano nelle fiere. Per, per, per buttare giù palloncini. Eh, questa mi ha dato 300 perché non è facile, eh, ragazzi. Eh, tutta la spiaggia anche in altri punti. Abbiamo già letto. Allora, qua cos'è che dice? Fai una foto. Fai una foto ricordo. Ok, allora guardiamo un attimo cos'è questo. No. Montatura pixellata. Indossa. Ma. Tamarissimo. Vabbè, dai, teniamolo così, ma. Non so se o quanto durerà eh, questa cosa, ragazzi. Sinceramente. Sì. Come abbia fatto, cioè lui si trovava di là, come ha fatto comunque a perdere i pezzi in tutta l'isola, lo sa so solo lui. E... Fermo, fermo, papero. No! Perfetto. Molto nerd con questi occhialini. Uh, ne abbiamo, ne abbiamo quattro, troviamo un ultimo. Però scusate eh, qua. Ci scappa un attimo. Una veloce pesca. Dai che l'hai visto. No, non l'ha visto. Ah, ho visto anche dov'è l'ultimo, perfetto. Ah, calamaro. Ce n'è uno qui, eh. No, aspettate che ho sbagliato proprio... Eccolo qua. E 5. Andiamo a consegnarli al pollo. Hai trovato quello che ti ho chiesto? Sì, guarda. Bene, i pezzi sono tornati al loro posto, vediamo se adesso riesco a mandare un messaggio. L'ha inviato in grigio, forse perché doveva vedere un attimo se era possibile. Grazie all'aiuto restituire controllo la posta fra, fra qualche giorno, ti mando qualcosa che ti lascerà a bocca proprio come un pesce. Va bene. No? Probabilmente abbiamo sbloccato qualcosa qua Sì, SOS sulla spiaggia Perfetto Ci sono tre punti Quindi prob probabilmente eh, Ricapiterà altre volte Mi verrebbe da dire Grazie Manu intanto Pietra però No Ok, questa la lasciamo libera tanto. Facciamo una foto, ricordo. Eh, qua. Riempirò la memoria delle, della switch. Ne sono già sicuro. Forse di far foto. No. No. Ma porca miseria. Foto. Tac. Ok. Qua abbiamo... Ah, raccogliamo... Questo cos'è? No, che pesce devo catturare esattamente? Un carassio, vabbè, il carassio dai è semplice da, da catturare. Andiamo a vendere un po' di roba. Dobbiamo passare anche di là, dall'altra parte. Allora, allora, allora. Vorrei vendere. Pietra mi serve Là. più che altro. Sto vendendo per chiudere il debito. Perfetto. Così riusciamo a dargli altri. Facciamo 4000 stellomat e via. Che si va rimborsa usa contante 4000. Dai che ci siamo vicini, dobbiamo portare pazienza. Ok. Quindi ci rimettiamo a pescare. Eh, guardate là, eh, là, là c'è qualcosa sicuramente di importante. Penso dei soldi, mi verrebbe da dire. Eh, pala. No, fossile, ancora me, mi ero scordato i fossili. Va bene, quando passiamo di là sicuramente ci daremo un occhio. Il corallo che viene venduto abbastanza bene. Dovevo farmi delle esche, ecco cosa dovevo farmi. Dai, è il solito calamaro, va bene, lo rivenderemo. Questo è un po' più piccolo come pesce, vediamo cosa. Eh, dimmi che è un carassio. No, sgombro, va bene. Il carassio secondo me si trova dall'altra parte dell'isola. Un po' di legno. A volte dagli alberi cadono anche foglie verdi... Ehm, foglie verdi ovviamente oggetti, sono gli oggetti particolari, quindi... Raccogli perfetto. Qua facciamo il salto. Salto di qualità. qua ok mi sto basando soprattutto sulla pesca oggi qua canna da pesca no vai in così perfetto Adesso dovrebbe essere quella buona esatto. E la madonna cos'è? Spigola! Ah, dovevo pescare 5 pesci, perfetto, è vero, me lo ero scordato questo. 150 punti nuclei, vediamo la prossima missione. Consegna 20 vendi er delle erbacce, vabbè. E non è facile perché. Cosa? Nuovamente? Ah, ho raccolto le conchiglie, probabilmente mi viene da pensare. Miglia, migliaia? 50 su 50? 500? Pensa te, tantissime. Sì, sì, sì. Adesso vediamo cos'è. Sì, la bottiglia. Era un paio di giorni che non ne trovavo più. Spigola ancora. Cercavo il Carassio. Guardiamo cosa c'è nella bottiglia, ragazzi. E anche il messaggio. Stavo pulendo casa. Eh? Ok. Finestra con sbarre? Ma perché? Impara. Perché dovrei volere una finestra con sbarre? Ok. No, fatemi vedere un attimo. Voglio vedere com'è la finestra con sbarre. Perché la curiosità uccide. Ehm. Um... C'è un cancello alla fine. Vabbè. Corallo. Qua c'è un'altra conchiglia. Qui anche. Finché ci siamo peschiamo anche... Ehm, dove era? Qua. No, qui. Peschiamo, scaviamo. Non è che peschiamo. Niente, non ho mai pescato però qua sul molo e eh, non ci ho mai trovato pesci. Spero un giorno di trovarne, in modo da riuscire a pescarne. Conchiglie, altra roba, canne, là c'è qualcosa. Ma no! Il pesce dalla paura è sparito. La farfalla color carta da riso l'abbiamo già consegnata al museo. Bisogna tornare al museo e vedere cosa possiamo consegnare. Dimmi che è un carassio. Sì! E vado a completare la missione, sì. No, mi si è rotto, vabbè. No, ho sbagliato. E qua abbiamo cattura degli animaletti con retino. Pensavo però che consegnando qualcosa al museo... È proprio una donazione, cioè, non, non riceviamo né stelline né punti di nuke. A meno che non andiamo a sbloccare qualcosa in particolare. Tutte le volte la stessa scena: donazione. Qua ah, ok, a posto, quindi posso vendere tutto. Non so dire se è ridicolo o meno con quegli, occhiali, con quegli occhiali lì. Vabbè, glieli lascio però. C'è di peggio. Fate vedere come siamo messi. Io andrei, tornerei a... Allora, aspettate un attimo perché devo vedere. Abbiamo sette rami, quindi possiamo farci una canna da pesca fragile. Cosa ho visto? Quello non so se ce l'ho per esempio. Sì. Come vedete, ci sono degli animali che appaiono. Eh, appaiono, appunto. No, tornerà quello lì, non ho problemi perché so che si posiziona sempre sulla parte del tronco tagliata. Quindi, sono tranquillo. Vorrei vendere che ho un sacco di roba da vendere. Allora, partiamo da... Ah, dobbiamo dargli il fossile. Però probabilmente questo fossile qua... Ah, no, devo farlo analizzare per forza, quindi. Se non dice che non ho niente da sottoporgli. Pele, spigola. Vai, vai, fai i tuoi conti, finito. Perfetto. 8.000, possiamo dargli 4.000 di, di coso. Qua facciamo subito nuovo progetto. Questa qua realizzabile crea... Crea qualcos'altro. C'ho poca roba realizzabile, non ho quasi niente. Questo vabbè. Crea uh, quattro pietre. No, però la pietra, lo sgabello di pietra non mi serve davvero a niente. Io volevo fare questo il gong, con legno normale, ma il minerale non mi ricordo come com prenderlo, quindi non lo so. Uh, Stellomat, qua. Dai, che ci avviciniamo, dai, dai, dai. Però ho bisogno anche di comprarmi a questo punto... Eh, no, niente, perché comunque ci siamo fatti la, 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 la canna da pesca fragile, quindi non c'è problema. Miseria, ero fermo. Sono arrivato un po' cattivo effettivamente. Eh vabbè. Teoricamente vorrei usare la pala per prendere le vongole Filippine. Che altro è trovarne? Niente. E' eh? ancora qui il pollo. Pollo poi è un gabbiano. Pellicano. Minerali di ferro. Il più che altro, devo capire come trovare i minerali di ferro. Qua c'è qualcosa. Vongo la Filippina, finalmente abbiamo. Finalmente abbiamo una abbiamo un'esca. Ne prendo un paio. In modo da farmene appunto un paio dopo al tavolo da lavoro. Cioè, aver pazienza qua, perché. Sicuramente non appaiono subito. Dopo che abbiamo sminchiato tutto, tutta la spiaggia per, per trovare comunque. I pezzi. Del telefono del, del tipo Qua Di questo tizio qui vediamo cosa dice Del comunicatore Bene Come ha fatto a leggerlo se il comunicatore è rotto? Vabbè Vongole, 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 vongole Niente, vabbè, facciamo così. Attraversiamo qua l'isola, ok. Eh, teniamo sempre. No, teniamo, anzi, teniamo questa. Là. Ah, 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 ti ho visto. Ti ho visto. Vai, peschiamo anche il tizio qua. Preso. E eh vabbè, ormai lisci dai viene fuori sempre. Magari a venderlo mi, mi, me lo valutano anche bene. Ci sono delle lige esotiche lì sopra. Mm, proviamo a prenderle, ma sappiamo già che dobbiamo andare piano. Sei sì, presa! Ligia exotica. Perfetto. Ormai sto imparando tutte le, le tipologie di, di razze di insetti, di pesci, di, di farfalle, tutto, tutto di tutto, di tutti. Allora, siamo da questa parte. Proviamo a dare un occhio. Qua non ci sono mai pesci ed è stranissimo. Questa zona qua. Magari è affrontabile con. Non l'ho mai visitata, però magari. Riesco a. No? No, non me lo fa fare, si vede che l'acqua è troppo profonda per metterci l'asta. Eh, vabbè. No. Vai, peschiamo questo. Finché la canna non ci si rompe. Andiamo avanti. Dai che l'hai visto. No! Ho sbagliato io. Mannaggia la vita. No. Non so cosa avevo in mente. In realtà volevo saltare con l'asna, ma va bene lo stesso. Saltare con la canna da pesca la vedo difficile ancora. Per ora... Mi sa che... Mm. scultiamo un po' di alberi. Vabbè, il legno lo prendiamo che può essere utile per costruire. E là! Dov'è la canna qua? Tac. E uno. E due. Carpa dorata. No, un boccalone. Confuso. Never Say Day. Giorno. Never. Ciao. Ciao carissimo. Ma il piano ragazzi non è pescare. Il piano è cercare teoricamente eh, con la pala. Continuare a cercare le vongole filippine per trasformarle in esche. Quindi partiamo da qua. Ah, qua guardate c'è... Sto guardando la sabbia, ma c'è veramente da, da aprire gli occhi. Ma bene, 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 bene. Tanto qua. Uh, no, non è lì. Un po' più in qua, là. Terza vongola. Ne prendiamo 5, 6, poi torniamo a fare al banco da lavoro. Le esche. Prendiamo anche il corallo. Che, come vi dicevo prima, è valutato molto, molto bene. Aspettate che... Là. Mi pare che siamo a 4. Prendiamone altre 2 e poi torniamo. Cos'è? Miglia di nuke per cosa, scusate. Ah no, qua ancora niente. Sarà per le vongole. Vongole racco a raccolta. Quante abbiamo prese? 20! Incredibile. Prenderne 20 è tanta roba, ragazzi. Ma veramente tanta. Eccola. Uh. 21. Ok, ne prendiamo un'ultima. Anche la palla sembra che non si rompa, Adesso ce n'è una qui. Sì, perfetto. Qua. Allora, non abbiamo nessuna specie importante da consegnare al museo. Se prendo quell'insetto, anzi, sapete cosa faccio? Taglio un albero, tanto poi se non sbaglio ricrescono uno, due, tre, là. Così abbiamo più possibilità di vedere quell'insetto che prima ci è sfuggito posizionarsi qua sul... Mi sta venendo in mente una cosa, non è che con la fionda... Non lo so Ah, inizio a aver fame Maledetta la vita Maledetta Al lavoro Spero che non mi faccia fare le, le Le esche singolarmente Perché se sennò... no Crea No, una alla volta è per quello che conviene comunque prendere poche esche. Crea qualcos'altro. Ah, io le faccio tutte così per un bel posto a posto. Che poi cosa? Cioè, vabbè, sbricioli la vongola, ma. Non capisco perché ci sia da lavorare così tanto per fare una vongola. Eh, crea qualcos'altro. Altre due ed è fatta. L'ultima. Sì. E dovremmo anche aver sbloccato miglia di nuke. Eh, plus. Fate vedere, esatto. Perché avevamo... Fai tre oggetti col fai da te. Qua cos'è che avremmo? Allora, qua che cosa dobbiamo catturare? Una cincindela, la cincindela, devo vedere un attimo. Perché non mi ricordo bene. Ehm. Cincindela com'era? Eccola, lo sapevo. È quella questa qui colorata, mi è sfuggita due volte, però poi l'ho ripresa. Se no, cosa abbiamo come miglia di nuke da fare? Uh, Catturare gli animaletti con rettino. Uh, dobbiamo tagliare della legna e qua pianta degli alberi che non è facile perché non sono piante normali. Eh. Cosa abbiamo qua? Possiamo vendere qualcosa? Eh, sì, che possiamo vendere. Ah, dobbiamo portare, è vero! Andiamo anche al museo, abbiamo una cosa da consegnare. Allora, e uno. dai, sicuramente. Due, tre. Vai, vai, vai. 6.000... Perfetto, perfetto. Così continuiamo a chiudere anche il debito. Gli diamo 5.000. Qua al bancomat. Dai che riusciamo a chiudere il debito. Prima di chiudere... Beh, chiudo poi verso l'una. Direi mezzogiorno e mezza luna. Adesso vedo. Sicuramente facciamo rimborsa. Contante. Abbiamo detto 5.000. No, tutto no, 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 no perché se no non mi rimane veramente niente. 5000. Usciamo. Allora, andiamo subito al museo. Eccolo qua. Bufo. Sono i dialoghi a volte li, li salterei. Io avrei elevato veramente il fattore di analizzare il fossile, lo consegnavo e boh, invece niente, dobbiamo esam farglielo esaminare prima di consegnarglielo. Quindi... Esamina. No, così, ok. Cragno tirannosauro? Ma stia scherzando? Sono contento di consegnarlo Certamente Perfetto Sì, assolutamente, mi interessa perché a me T-Rex piacciono Potrebbe essere considerato un campione dei pesi massimi, circa 8 tonnellate. Boia, suo nome è diventato quasi un sinonimo del termine, del termine dinosauro per ovvi motivi, ovviamente. È uno dei più grandi carnivori mai esistiti: circa 13 metri di altezza per 8 tonnellate. Poi, e denti lunghi quanto banane. Non è chiaro quanto potesse essere veloce con quella stazza. Per fortuna, non toccherà a me <ride> scoprirlo, e neanche a me. E questo è quanto. Ora, con grande gioia, mi prenderò cura da tu. Speriamo di poter trovare le parti mancanti. Per mostrare il fossile intero. Me lo auguro anch'io, perché quella, quel ramo lì del museo, come vi ho detto, mi interessa molto. Non sapevo neanche che ci fossero fossili legati ai dinosauri in questo gioco, in questo museo. Quindi, perfetto, perfetto. Noi cosa dobbiamo fare? Allora, ragazzi, andiamo a caccia correttino di, di insetti e farfalle. Però aspettate, abbiamo anche da zappare alberi. Uno... 2 3 No vabbè non voglio buttare giù tutti gli alberi Che dopo ci mettono una vita a ricrescere Quindi facciamo che con l'ascia di pietra Andiamo avanti Comunque l'obiettivo lo raggiungiamo lo stesso Se colpisco l'albero Ecco, vorrei capire come trovare il minerale di ferro. Se lo sapete in chat, ragazzi, se potete dirmelo. Ah, infatti qua abbiamo completato. Perché vorrei fare il gong, teoricamente, per, per la mia casa. Così. 150, ottimo. Vediamo un altro obiettivo. Ecco, questi obiettivi qua, tipo vendi... No, guadagna stelline vendendo oggetti. Guadagna... Eh, vendendo sì. Eh, quando mi trovo invece che... Eh, 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 che cazzo era? Quindi gerani... Cioè, i fiori possono attirare altre specie... Eh, 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 eh qua. Vabbè, ce l'avevo già. Eh, ma quelle semplici le catturo. Riecco, mi dice Never. Ciao, Never, nuovamente. Perché due vicine? Questa è comune. Secondo... No, è gialla, quella gialla. Hai chiesto per il ferro? Sì, minerale di ferro. Never, se lo sai, mi faresti un favore. Presumo da. Eh, 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 eh. No, vabbè, dopo dopo dopo. Non c'è tempo, non c'è tempo, non c'è tempo. Vai, vai, vai. E eh, vai. Lallala, uh, la, 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 retino Teniamo il retino. Dai, deve essere qualcosa di figo. Vi, ti prego. Apri. Vestito Shifai anni, anni 80 indossa. No, 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 per niente, per niente. Magari lo rivendo. Dalle pietre, ok. Però cosa. Cioè. Viene fuori così, posso usare con un oggetto, non so, tipo l'ascia. Eh, qua abbiamo preso 150 perché abbiamo catturato 5 farfalle. E qua ci abbiamo. Guadagna stelline vendendo e compra oggetti con delle stelline. Eh, sì, quindi io metterei un attimo più che là. La... Vabbè, facciamo l'ascia, cerchiamo della pietra. Guardate, chi c'è? Allora, facciamo una cosa, ragazzi, visto che ne abbiamo 6 ne usiamo una. Spargi esca. Eh, sì, magari è un po' più raro quello lì, non lo so. O magari è un tipo di pesce che non. Dai, ma perché? Ma io lo sto lanciando davanti No, adesso no, per esempio Adesso sì No, porco zingaro What? Cos'è quello? Co cosa, Never? Eh, aspetta, torni indietro Ah no, il vestito dici Ma è infatti è orribile mm, Ma il problema è che sblocco vestiti sia per uomo che, che da donna e quindi mi sono trovato un vestito coreano e cose così, non è bellissimo. Devo riuscire a prenderlo. Quel... Ah, qua c'è un altro pesce, dai, riproviamo. Niente. Dai, dai. Ah però aspetta un pesce qua è saltato fuori effettivamente solo che il capoccione del mio personaggio lo copre Cos'è? Zacco Secondo me già ce l'avevo fate vedere sì già ce l'avevo quindi probabilmente è già stato consegnato anche ehm, al museo Comunque il ferro delle pietre il ferro dalle pietre Allora, guarda, facciamo così allora, eh, eh, eh. E uno, e due E tre Opa là, boccalone Yes Cerchiamo una pietra Ce n'era una qua in zona, se non sbaglio Forse mi sbaglio Eh sì, ricordo male. Eccolo di nuovo, così giusto perché lo voglio catturare. No! Maledetto! Ti venisse veramente un male incurabile. Dannato insetto maledetto. Mm! Così, per rabbia. No, era di là, secondo me, il masso. Adesso che mi ricordo. E là, ma siamo fortunatissimi, oggi è il terzo, stamattina. Però basta vestiti stupidi oggetti che non hanno a che vedere con me. Ti prego, ti prego, ti prego, te lo chiedo per favore. Ti prego. Telescopio, figata! Lo metto subito in casa. Oh, finalmente. Calma, che magari ci sono degli insetti particolari qua. No, non tornano. Telescopio. Che poi può essere utile? Aspetta, può essere utile metterlo fuori? Magari utilizzabile? Chi lo sa? Eh sì. No? Ah, lo usa così, giustamente. Dice, eh, vabbè. Un consiglio per scavare pietra. Metti davanti e scava un buco dietro di te per non allontanarti, perché è un tempo limitato per ricevere materiali. Eh, seguo subito, metto un attimo dentro il telescopio. Non me lo aspettavo. Questa vabbè, lo mettiamo. Lo mettiamo. Allora, questo lo prendiamo via, mettiamo qua. Vabbè, il telescopio. Posiziona. Non c'è abbastanza spazio, effettivamente, sono schiacciato come pochi. Uh, qua no il sax metti qui tra l'altro ragazzi eh, ciao sir ciao ok dopo aver fatto questa minchiata mettiamo giù il telescopio posiziona lo giriamo no là così e qua andiamo via come vedete ho cambiato la carta da pareti. Salve Sir, ci sono troppe cose che il gioco non dice. Infatti, Never, in il fatto è che questi giochi senza una guida, difficilmente, ehi, roccia, difficilmente... Eh... Te le spiega, questi, questi giochi qua te le spiegano. Eh, ciao, non ti ho mai visto prima, dice Sir. Allora, un consiglio per scavare le pietre, metti davanti... Metti davanti e scava un buco dietro di te per non allontanarti perché hai un tempo limitato per ricevere materiali. Questa non la sapevo veramente, quindi io mi giro, scavo una buca dietro di me, riprendo... Ehm, riprendo cos'è l'ascia? No? Mi ci vuole l'ascia quella buona, probabilmente. Sì, sono entrato ieri. Sì, è vero. È entrato ieri, penso... Sì, ha iniziato a seguire. Sì, sei iscritto ieri. Niente, questo sasso qui ragazzi è andato. Oppala, allora riproviamo con la, la storia dell'esca. Spargi, esca. Poi, tac. No. Dai, 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 dai. Là. Dai, che ti ho preso, non so chi tu sia. No, penso averlo già. Non sgombro, sì. Puoi usare anche la pala, grazie. Per scavare dalle rocce. Veramente, never. Proviamo. Eh, proviamo subito, guardate. Eh, no. Santo cielo. Là. Troppo, troppo in là. No, è proprio così, guardate. E, Tra l'altro, Special MTVD ieri sera stava dando la caccia alla tarantola su quest'isola. Ha già avuto due scontri con la tarantola, ma ragazzi è veramente difficile. Nel senso che la tarantola morde, per catturarla veramente esce solo di notte, se non sbaglio. Cioè. Sono delle, delle cose molto, molto particolari. Ma questo uccellino qua, ma non posso prenderlo in qualche modo, tipo... Corretino andando piano. Un culo, no. No, 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 no. Bene, Luca, hai qualcuno che, ti, che tu puoi aiutarti in As Animal Crossing? Ah, hai qualcuno che ti può aiutare? Sì, teoricamente mi, mi fa molto piacere. Ma come in altri giochi, magari. Eeeh, questo deve essere raro, sicuro. No, non è vero per niente, ma ci proviamo. Dai, prima che sparisce! Dai. Cioè, non c'è una via di mezzo in questo gioco. Ma manco... Uno, due, tre. Dai che ho preso, boccalone maledetto. Perca dorata. Perfetto. Avevo la missione ieri. Ah, una cosa che non dice. Basta tenere premuto A eh, su un oggetto nell'inventario per spostarlo. Sì, quello vabbè. No, quello lì penso che l'avevo letto... a... Magari l'ho letto da qualche parte. Aspettate un attimo. Perché qua. Ah. Chiudi. Pronto? Là. Dannati computer degli anni 60. Ehm... Stavo dicendo. Ah, per spostarlo. Sì. Quella cosa lì l'avevo letta. Non mi è mai servita, però. Per ora. No. Dai che si sta spostando sia il pesce che, che, che l'esca. Attendere. Dai, dai che mi ha visto, mi ha visto, mi ha visto. E infatti l'ho preso. Oppala, questa è. Quei beat. Cobite, non cobite. Pure durante la notte ci sono delle stelle cadenti, basta guardarle e premere A per avere frammenti di stella che ti permettono di avere dopo di esprimere un desiderio. Quella cosa lì l'ho letta. Eh, ieri sera tra l'altro l'ho letta. Là c'è del legno, andiamo. Oh! Oddio. Là c'è un pesce. È interessante. Se riesco, se riesco a lanciare l'esca lì, sicuramente non, non ce la farò mai. Però vabbè. No, no, infatti non mi dà la possibilità. Dovrei essere almeno sullo stesso piano. Ah. Io voglio fare una cosa, però. In questo laghetto qua. Che mi ricordavo bene. La canna da pesca ce l'ho. Usiamo un'esca qui. Devi spargere l'esca su uno specchio d'acqua. Allora niente. Eh, niente per forza. No. Sir, hai visto che occhiali? Che ne pensi? Li abbiamo sbloccati stamattina. Ah, ah. Tutti i pixelosi. Niente, oh, eh, questo qua veniva chiamato l'infame. Se si gira adesso mi incazzo. Uno. Dai. Due. O oh, l'ho preso all'ultimo proprio. Girino. Perfetto. Very cool. Sì, infatti, molto... Very strong. Veramente bello. Però non ricordo gli obiettivi, ragazzi. Quindi aspettate un attimo che controllo le miglia di Nuke Plus. Uh, legno, no, legno l'avevamo già raccolto. Cattura, eh, questa è una cincindela. Adesso vediamo come fare. Le erbacce poi pianta. Qua, vabbè, pianta un albero, un ramo. Così, il triste ramo. It's good, be... It's good to be cool with Luca. It's good. Eh, l'ape, 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 l'ape ce l'ho già. Questa dovrebbe essere, eh. Ciao, l'ape operaia. Pensavo mi pungesse Vabbè Raccogliamo un po' di... Ah, no, le tasche piene Proviamo a scambiare Lasciamo giù Difficile, eh Difficile, difficile Lascerei giù il vestito, ma... No, dai, farfalla gialla, libera Ne abbiamo una... Ne abbiamo catturate talmente tante T'ho preso, maledetta T'ho preso E la rivendo Ho lavorato... Eh, scambia Lasciamo giù una farfalla comune, una farfalla gialla. Maledetta, maledetta. Là. Il problema è che ho dissotterrato il terreno. Cioè, ho proprio tolto qualsiasi forma di, di erbaccia. Quindi diventa davvero difficile consegnare quella missione lì. Però le erbacce ricrescono, ricordiamocelo. Qua Metto direttamente la canna da pesca. Neanche un pesce, niente di niente. Tutti in ferie? Cioè, ho cucinato tutta la sezione itica del mare di quest'isola. Sarebbe bello qua, se, cioè pescare da qui sarebbe il top. Voglio fare una prova, tanto comunque non, eh, non vado a perdere niente. Sì, il mio, era il mio sogno pescare qua. Se, se però non va via il pesce, perché sennò qui... Dai, ma quante caselle... Là. Sì, ma è, è un'infamata pazzesca, dai. Oh. Niente, niente. Molto buono il molo. Eh, spero perché... Ma guarda te che infame. Ma guarda te che infame! Il campo visivo dei pesci in sto gioco è veramente ridicolo. Dai, che sparisce! Maledetto, là, mi ha visto. E l'ho preso. Molto buono il molo. E infatti mi ha dato un pesce. Ce l'ho già il luitiano Rosso, l'avrò già. Eh, l'ho già consegnato al museo. Il taschi piende, cosa faccio? Scambia. Lasciamo giù la farfalla, sicuramente. Eh, la solita farfalla gialla. Va bene, andiamo a consegnare un po' di roba che abbiamo anche la missione di guadagnare 5.000 stelline. Non sterline, come ho detto ieri, che Tompai mi ha detto: Hai detto sterline in live. Ho detto: ah, perfetto, volevo dire stelline. E vabbè. È ovvio che giocando sempre nello stesso orario, forse trovo le stesse creatu creature. Semplicemente non hanno un campo visivo neanche mettendo l'amo dentro di loro. Ma infatti, molte volte mi capita di lanciare l'amo sopra, sopra um, il pesce e loro non si accorgono di niente. Comunque, stavo dicendo, forse devo anche cambia cambiare orari dove portare, cioè quando portare, ovviamente. Animal Crossing, la prossima settimana lo porterò anche la sera. Cioè, nel senso, ogni tanto la sera, ogni tanto il mattino. Adesso vedo, finché sono a casa ne approfitto. Vorrei vendere, oddio, cosa vuoi vendere? È difficile da dire. Qua abbiamo questo. Questo, 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 le erbacce le teniamo un attimo. Questo. Sì, questo lo vendo perché è orribile. Anzi, lo tengo, magari lo lascio a special, non lo so. Questo, 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 perfetto, dai che arriviamo a 5000. Sì, sei, addirittura 6.950 Perfetto è Un piacere fare affari con te E eh, qua abbiamo altre miglia di nuke Perché abbiamo completato Eh, il più adesso è piantare un albero Perché piantare un albero Devo capire intanto dove trovarlo Qua pianta dei semifiori, possiamo farlo Allora, ragazzi eh, Vediamo di chiudere il debito eh sì, eh, ma io li do tutti. Deposita tutto, c'è il tasto, deposita tutto. Conferma. 1330, mancano quelli, abbiamo chiuso il debito di 98.000 sterline con eh, il sindaco. Qua cosa devo comprare esattamente? Niente, via. Via che si torna in campo. Prima di chiudere oggi, ragazzi, dovrei chiudere a Luna se non sbaglio. Per poi tornare eh, ovviamente oggi pomeriggio, magari un'oretta, con Darwin Project. Probabilmente porto quello. Però sì, penso che scaricherò anche World War Z per quando si calmeranno un attimo i server. Allora, riproviamo qui. Maledetto porcellino di terra che non mi serve. Proviamo con l'ascia di pietra scambia qualcosa, ma non credo. Niente, non mi dà neanche pietra. La luce esotica è lì, ma la lasciamo lì. E con l'ultima... Io farei l'ultima pescata qua. Uno specchio d'acqua. Qua va meglio. Oppala! E oh! Vai! Bah platessa, vabbè, mi accontento. Ho appena trovato un altro tonno. Si vende bene. Chiudere un debito per aprire un altro. Ecco cos'è Nook? Beh, come nella realtà poi, perché finisci di pagare. Eh adesso devo tornare qua a comprare la canna da pesca. Però ho 0 io, giusto? Sì, ho 0. Quindi, quindi, quindi... Mm, non lo so. Ciao, amico. Qua potremmo intanto che ci siamo. Sì, abbiamo ancora la pala. Andiamo a prendere altre esche. Prendiamo 5 stavolta, magari. Dov'è? No. No, 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 dietro, lì, perfetto. No, non ha capito. Oh, ho presa. Il tonno, il tonno mi interesserebbe anche per portarlo al museo, perché comunque il museo sta venendo su veramente bene. Cos'ho visto, ragazzi? No, ragazzi, 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 calma, calma. State calmi, che l'ho vista. L'ho vista, l'ho vista. È lì sui fiori? Sì, sì, maledetta eh, Mantide. Mantide, sì, la Mantide. Oh, che culo, ragazzi. Veramente, devo andare a anche a comprare. Qua, vabbè, miglia di nuke per cosa, però? Autorità entomologica. Vabbè, ci sta a festeggiarlo con la mantide. Vediamo se riusciamo a consegnarlo eh, al museo. Probabilmente sì. Bellissima, ha ah, un orario particolare, però a quanto pare sta sui fiori. guarda, guarda, guarda eh no, no, vola via, che tanto c'è tuo fratello sull'altra sull'altro sull tronco. Pensa a te, vediamo se riusciamo a donarlo. Donazione: e eh vai, posso donare la mantide. Chissà poi dopo dove la ritroveremo, perché teoricamente è molto impesto ritrovare, eh, secondo me, ehm, gli insetti i pesci, forse anche i fossili. Facciamoci dare qualche informazione sulla Mantide, va bene. Dunque, non lasciarti ingannare dalla posa angelica della Mantide, è un mostro. La Mantide è famosa per la sua dimensione e la sua grande forza, nonché per le letali zampe falciformi, nonostante i soltosi nutri di insetti di ragni, pare non disdegni cibarsi anche i piccoli animali. Quegli occhi spaventosi, lo sapevi che ne ha ben 5, due grandi e tre più piccoli. Se ci penso svengo, ad ogni modo. Eh, va bene, ok. Un gufo che si occupa di una mantide, va bene, posto così. Quanto è bello Blattero, Blattero è anche simpatico. È un gran personaggio. Ma veramente. Vi invito comunque ragazzi, se avete punti canale tanto comunque è gratuito, compratevi le emoticon e utilizzatele se vi può far piacere. E qua non posso più prendere niente teoricamente, quindi aspettiamo. Ho già visto che là sopra Ehi, ehi, ho visto qualcosa che brilla. Aspettate che magari è eh... Ah, no, sono i fiori. Qua vedete, c'ho il vecchio distributore di benzina stile retro. Vediamo di vendere un po' di robe e di chiudere il primo debito con Nuke. Assolutamente. Allora, Innanzitutto, vendiamo. Vorrei vendere. Uh, vendiamo e uno. Non ci arrivo a 1130. però, vendo anche questo. E anche questo vestito è troppo orribile. quella gigante. Forse mi, mi valuta molto il vestito. Non lo so. 2020 ce l'ho fatta, dai che chiudo, affare fatto Ok, ho bisogno anche di comprare però un retino eh, Cosa c'è in vendita? Un retino e una, un, una canna da pesca No, frena, 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 frena Aspetta un attimo, aspetta Perché dopo spendo i soldi Prima li spendo per chiudere il debito Eh, no, 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 no Posso anche farmi gli oggetti, quindi tranquillamente mi faccio... No, ho sbagliato, quindi tranquillamente... Pago prima il debito. Rimborsa, usa contante, 1330. Vediamo cosa succede. Ah, <ride> sì, la casa è mia. Sì, ho finito di pagare il prestito per la casa, ma meno male. Eh, qua, ah, addirittura mi avrà sbloccato una marea di... Di punti di miglia di Nuke, adesso controlliamo. Dai. Addio, debiti, davvero? Mm. Mille, grandissimo. Parliamo con Nuke. Salve, salve, Grax. Le mie più sentite congratulazioni, hai rimborsato il tuo debito fino all'ultima stellina. Certo, non avendo dubbi che l'avresti fatto, ma le occasioni del genere vanno festeggiate, no? Sono anche un buon momento per riflettere e fare i piani per il futuro, sì sì. Sono sicuro che la tua dimora sia già estremamente confortevole, non ti piacerebbe se fosse più grande? Ti assicuro che puoi diventarlo, sì sì. Bene, bene, adesso che ti ho informato questa possibilità mi resta che salutarti. Eh, perfetto, voglio più informazioni per ingrandirla, ovviamente. Di cosa posso parlarti? Della casa? Eh, a proposito di casa, dunque, dunque, per casa tua ti consiglierei di reddingere la stanza. Per farla è necessario stipulare un prestito di 198.000 sterline. Ti interessa? Sì, va bene. Bene, bene. In diretta mi debito, dovevo chiamarla questa live. Vabbè, sono molto felice per te e darò immediatamente inizio ai lavori. Oh, ora che ci penso, forse sarebbe il momento adatto per cambiare il colore del tetto, non credi? Eh, no, lo tengo blu. Lo tengo assolutamente blu un altro colore sempre blu lo stile però non so bene perché sto come non so se era stato never a chiedermi lo stile che volevo mantenere lui sulla sua isola sta mantenendo quello stile giapponese eh, classico io non lo so bene voglio solo vedere se è già aperto il debito però o se me lo apre da domani 198.000 sono tante, no non ancora Comunque è vero, eh? eh. chiudere un debito per aprirne un altro, aveva ragione Never Ok, compriamo se abbiamo i soldi Riusciamo a farci solamente o il retino o la canna da pesca Canna da pesca assolutamente Affare fatto L'altra la costruiamo con 5 rami Istinto di sopravvivenza, dice Sir. Eh, ma probabile. Bisogna avere anche quello. Non ho il legno, vero o no? Perché sono stato poco previdente. Sono contento di aver chiuso il debito in, in diretta, ragazzi. Direi di aspettare il municipio e guardare il catalogo Nuke per vedere lo stile da scegliere. Lo stile, bene o male, eh, non penso averlo ancora sbloccato. Cos'è che sto facendo? Ah, sa, qua. Solo uno. Dobbiamo prendere 5 rami. Tristezza, due. Dipende sempre da, da, da quando mi sblocca però il municipio. Qua una moneta. Almeno siamo più ricchi. Per 10 stelline che non prendevo. Non andavo a comprarmi direttamente il retino invece che farmelo. Eh, quante ne ho? Quante ne ho? Quattro. Quattro. Quindi ne prendiamo un ultimo. Eccolo qua. Via che andiamo. Ci facciamo il retino. Eh, Retina anche la palla retino qua. Eccolo qua. Può bastare per ora. Vediamo di completare prima di chiudere qualche missione che ci possa dare. Eh, ma io, io quell'uccellino lì lo devo prendere, ragazzi. Non so il perché, ma. Non è, non è il metodo migliore quello che ho utilizzato, anzi, eh, comunque, vediamo un attimo le miglia di nuke. Come si è messi. Miglia di nuke plus più che altro. Ah, dovevamo piantare i semi di fiori, va bene qua di erbacce ne abbiamo vendute 6 non lo so non lo so, non lo so cosa riusciamo a fare teoricamente sono sempre alla caccia di minerali minerali di ferro che è molto molto impesto da, da procurarsi tanto teniamo la palla, raccogliamo anche le vongole eccola qui Fatemi fare una cosa, se no qua Ascia, facciamo... Ok. Qua abbiamo... No, non ne abbiamo, niente. Pensavo di avere delle esche, vabbè, possiamo usare comunque la canna e tentare di prendere questo pesce qua che poi rivenderemo, sicuramente. Eh, subito, ma sei pazzo! Sei pazza, Sogliola! Che poi è una platessa, va bene, ce l'avevo già, sì. E lì c'è la nostra amica, la nostra amica Mantida che io tornerei a prendere. Là ce n'è una rossa Devo prendere quella là rossa Che secondo me è No! No, no, ma il problema Il problema è che non capivo se era sulle scale o su, sui fiori Tornerà Però almeno l'abbiamo abb visto com'è Ascia Lascia che io sia. Dai, oh. Sempre il porcellino di terra. Or ormai, ragazzi, quel. Eh, L'ace il tigro. Il, eh, quel masso lì. mi dà solamente. Eh, porcellino di terra. È l'unica. Sanpei. Vai. Ah, io l'ho lanciato perfetto. No! Pensavo attaccasse subito. Mia colpa. La lì già la lasciamo lì che tanto chi se ne frega. Vediamo se riusciamo a passare di là. Ok. Un'altra vongola. La prossima volta le vongole ovviamente le trasformo in in eh, esche. Eh no, mi dispiace, ma devi essere mio. Uh. Prende la rincorsa prima di attaccare. Questa è la, quella buona. Eh sì. Più di 4 non fa. Boia. Spicola va bene. Questo è l'ultimo giro che sto facendo, ragazzi. Eh. Qua ci sono delle erbacce E uno, e due, perfetto. C'è da allungarsi a volte, perché... Ehi! Salve! Dai, come fa a non vederlo? È lì. No, ho sbagliato io. Direi di aspettare il mio... Uh, ok, scusate. Pensavo di non aver letto un messaggio. Dai, dai, dai. dai. È lì, è lì. Ma porca miseria. C'è da attendere. Si stanno avvicinando. Ma stai scherzando? E un buon modo per chiudere questo. No, 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 no. Maledetto. Dai. No, eh. No, non farmi di sti scherzi perché... No, 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 no. Senti, l'unica è fare così. Ma è perfetto! Oh! No! Non mi era mai capitato! No! No, che sfiga! Ma no! Cosa ho sbloccato? Addio, pacchi! Tesori perduti! No, ma che sfiga. Ho dovuto... Vabbè. Vabbè, vabbè. Ah, pensavo fosse scappato anche il pesce. Ma che sfiga. No, era vicinissimo. Cioè, avete visto? Era un lavoro impossibile quasi da prendere. Non vedo niente, eh, ragazzi. Non so. Adesso attacca. Arca dorata Va bene E io direi ragazzi Di Con questa Di staccare qua Di riportare il nostro eroe Alla sua casa Vedete Questo è lo stile Che piacerebbe a me Che è un giapponese Un po' Poco moderno Se volete Prima devo catturare Quell'infame lama Per il, il mio gusto personale eh, Non è che Poi dopo davvero stacco Ehm Preso. Oh. Il solito tarlo asiatico. Va bene. No, no, eh, alzati. Ok. Quindi ragazzi, noi qua adesso lo metto. Si può fare il Giappone odierno, suppongo. Eh, sì, diciamo che. Ah, devo fare un'ultima cosa, aspettate, prima di, prima di... Sì, diciamo che si può fare, il Giappone secondo me è un po' più classico, medioevale no, però un po' più usurato dal tempo, ma anche così la casina a me andrebbe bene, cioè, se si possono scegliere poi eh, gli stili sarebbe veramente tanta roba. Andiamo a vendere un po' di roba. Poi vabbè, dopo quando sblocco ovviamente il municipio, come avete detto, magari... Ho più possibilità di prendere in considerazione lo stile della città che voglio che si venga a creare sull'isola, cosa voglio vendere? Eh, ragazzi? Qua abbiamo un sacco di roba. Allora abbiamo. No, le vongole le dobbiamo trasformare. Quindi. No, porca, ho sbagliato io. Vorrei vendere. Con il, mun con il municipio puoi anche spostare le abitazioni. A me, per esempio, adesso la mia va bene lì dov'è? Però posso valutare in un secondo momento. Qua delle erbacce che dobbiamo fare: legno, 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 legno. Nuovamente la mantide, stavolta la vendiamo. Prendiamo un po' di soldi almeno perché a fare fatto 3010 sterline, anche se costa un po', eh, immagino, immagino. Infatti penso che lo lascerò lì, nel senso... Ma no, devo vedere dalla ruota quali oggetti ho. Eh, guardiamo qua. Allora abbiamo 1, 2, 3, 4. Il retino, abbiamo tutto. Però dobbiamo farci comunque una cosa. Ed eccola qua. Facciamo due esche. Ne abbiamo solo due, ne facciamo due. Creiamone un'altra. Perfetto. Eh, qua abbiamo parecchie miglia di nuke. Se non sbaglio, fate vedere. Mm. Potrei prendere qualcosa. No, vabbè, dai. Ah, tutto quello che vorrei prendere l'ho preso. Comunque, o attraverso le stelline, o attraverso le miglia di nuke. Quindi direi di essere a posto. Ah, ricontrolliamo che non ci sia niente, perfetto. Quel distributore lì probabilmente lo sposterò, lo metterò un po' più vicino a um, come si dice Al, eh, all'insegna che è comunque anni '50. Perché quello lì è proprio un distributore di benzina retro, si chiama così. E qui niente, ragazzi. Che dire, salviamo e usciamo, metto giù qua l'applicazione. La sto salvando e qua torniamo con eh, il nostro uh, green screen, ragazzi. Eh, alla prossima, Never. Ti ringrazio tanto per i consigli e per la compagnia. Ringrazio Sir, ringrazio Manu, ringrazio chiunque si sia connesso. Anche solo per eh, dare un occhio. Vi ricordo che io ritorno verso le tre e mezza o alle quattro. Insomma, giocherò un'oretta. Darwin Project se vi interessano i battle royale, diversi dai soliti comunque su PC. E. Lo porterò un'oretta perché mi è stato chiesto e poi stasera vedrò cosa fare. Se fare un'oretta, però, se faccio un'oretta stasera, sicuramente porterò un gioco ehm, a scelta fra Gears e, e Ori. Sì. Comunque, un gioco che abbia una, una trama perché devo andare avanti anche in quello. Vi ricordo, intanto, che siete connessi, che domani pomeriggio dalle 3 alle 4, dalle 3 alle 5, adesso vedremo, porterò Sim Train 2020 World Tour. È un simulatore di treno e faremo dal punto A al punto B e chiacchiereremo eh, delle nostre cose mentre tenteremo di, di, di far arrivare il treno a destinazione. Sarà dura, sarà difficilissima perché non so intanto se il gioco devo ancora riscattarlo dall'Xbox Game Pass, visto che me lo permette a livello gratuito di farlo, quindi lo faccio volentieri. Non so come sarà. Avrò bisogno comunque di, di controllori, avrò bisogno di, di guidatori di treni, avrò bisogno di consigli perché non sarà un semplice clic al tasto R2 vai avanti ovviamente. E poi è giocato vabbè, su PC, quindi non, è difficile che ci sia R2. Lo giocherò comunque con il joypad della Play 4, ci sarà comunque un R2. No, non credo. Non lo so, lo scoprirò domani perché lo, lo devo ancora installare. E detto questo... Eh, cosa posso dirvi? Ciao, sir, ciao. Eh, ragazzi posso dirvi anche che mh, di visitare nella mia pagina la sezione clip perché faccio i tagli di 5-10 secondi delle clip più importanti, delle cose più importanti successe in live, eh, delle cose un po' più strambe, se vi può far ridere. E sto facendo questa cosa qui anche perché devo preparare il trailer per, per il canale detto questo ci sentiamo più tardi vecchie rocce e buona continuazione io che ore sono luna mangerò fra, fra un'ora quindi difficilmente andrò a mangiare adesso buona continuazione buon pomeriggio e se ci siete oggi pomeriggio per Darwin ci risentiamo oggi ciao vecchie rocce